Ma buongiorno fratelli e sorelle rossonere, buongiorno spiaggiati, allagati, ammarati, buona giornata a tutti, buon mare, buon montagna, buon lago, beati voi. Io fra qualche giorno andrò anch'io, però intanto mi subisco gli ultimi giorni di città che onestamente non sono nemmeno così tanto vuote, anzi secondo me c'è fin troppa gente, o è cambiato il tipo di ferie oppure comunque si sta lavorando parecchio ancora. Beh, chiaro, questa situazione dei vari cantieri che sono in giro per il 110, tanti nel settore edile stanno lavorando. Quindi c'è ancora tanta gente in città, ma ce ne sarà tantissima anche al mare, al lago, ovunque siate, credo. Bene, detto ciò, mi raccomando, iscrizione al canale, pollicione in su se vi piace il video, tanti commenti, attiviamo la campanella. E se volete, seguite anche il canale Telegram, dove siamo sempre di più e sempre più numerosi. Mi raccomando, vi ricordo la live domani alle 17, grande live prepartita, dove parleremo appunto, ovviamente, della partita, delle aspettative, di come arriveremo, della formazione e tutto il resto. Ho delle grandi aspettative su questa partita, perché comunque mi aspetto una partita bella, fatta con intensità, con un pubblico meraviglioso, perché ovviamente ci sarà non il sold out, come mi ha chiesto un follower in un commento, di parlare italiano, perché la lingua italiana è bella, quindi non diciamo sold out, diciamo ci sarà il pienone, lo stadio sarà pieno, non ci sarà neanche uno spillo, quindi grande dimostrazione di affetto del tifo rossonero, ma del resto si sa, noi siamo così, siamo i migliori in Italia. Detto ciò, ho indagato un po' anche per voi, per vedere se c'era qualche novità, e mi sono imbattuto appunto in diversi tabloid inglesi in cui si parlava di un giocatore del Tottenham, un certo Davinson Sanchez, sempre Sanchez ci capitano, che è un giocatore, un difensore colombiano in forza al Tottenham, di 26 anni, prelevato dall'Ajax nel 2017 per una cifra non poca, mi pare intorno ai 40 milioni, e che ha avuto poca fortuna prima con José Mourinho nel 2020 e poi adesso con Conte, è comunque ai margini, è un giocatore non ritenuto utile alla causa del Tottenham. Quindi che fa Conte? Sempre secondo i tabloid inglesi, Conte lo avrebbe comunque proposto al Milan, sapendo che il Milan è alla ricerca di un difensore centrale con determinati tipi di formule, lo ha proposto al Milan. Quindi proporrebbe al Milan questo giocatore con formula di diritto di prestito con diritto di riscatto. Quindi i rossoneri avrebbero la possibilità di valutare le peculiarità e le capacità di questo giocatore e poi magari eventualmente l'anno prossimo fare un'operazione alla Tomori. Perché no, ragazzi? Perché no? Chiaro è che è tutto da vedere ed è un'operazione a fine agosto, un'operazione da fine estate. Perché, diciamo così, per il semplice fatto che il Milan ha intavolate altre trattative con i difensori, più che altro altri sondaggi, altri interessi. Non dico che l'ultima possibilità, l'ultima chance sarebbe questo Davinson Sanchez, ma è un'opzione papabile, comunque è una delle opzioni possibili. Ed è un giocatore, secondo me, molto interessante, che si è perso al Tottenham e si è perso nel calcio inglese. E dal mio punto di vista nel calcio italiano potrebbe fare sicuramente molto meglio, esattamente come Tomori. Tomori docet, ragazzi, no? Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo calciatore, se non lo conoscete andate a vedere qualche skill, qualche trick, vedete un po' voi. Vi lascio con una piccola chicca di mercato, che è di mercato, di Serie A. Per quanto riguarda le regole del fuorigioco, cambia una regola importante del fuorigioco. Se fino a ieri un attaccante tirava e la palla rimbalzava sul difensore, ok, il fuorigioco si annullava. Da oggi, se l'attaccante tira palla sul difensore, ok, il fuorigioco rimane, ok? Praticamente è cambiata questa regola che favorisce un po', diciamo, i difensori. Secondo me è abbastanza funzionale, abbastanza utile anche al fine di avere un gioco, più continuità nel gioco, perché sappiamo che il nostro gioco del calcio, il calcio italiano, ha troppe pause e si gioca veramente poco, perché ci sono troppi blocchi, veramente una partita di 90 minuti a volte rischia di avere fermi anche da 8-10 minuti in totale, diciamo. Quindi per me è una nota positiva. Poi ci sono tante altre regole che poi andremo a vedere che invece non mi sconquifferano tanto. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, siete d'accordo anche voi con questa nuova regola e sull'approdo eventuale di questo Sanchez, un altro Sanchez, ragazzi. Io intanto vi auguro buona giornata, sempre forza Milan, noi ci sentiamo più tardi e addio.